You're welcome. Reale, verità sporca di mano. Ho preso casa Milano, ma ricordo che prima viveva a Napoli. Stavo nel Monte Rosa, non ci sto per invocarmi. Ora che ne ho con Terrosio, anche se ho pochi vocaboli. Non so bravo coi verbi, e fatti qua coniugarmi. In classe qua figli del centro, capi che non siamo uguali. Quando il compagno di banco ha qualcosa che tu non hai. La mia merenda a scuola aveva sempre nomi strani. Durante il cambio dell'ora guardavo le tracce. Era il bambino napoletano arrivato a Rozzano in mezzo a noi napoletani di Milano, cioè era proprio Napoli in persona a Milano, capito? Lui è venuto qua che era già un po' più grandicello perché viveva a Napoli, Vincenzo. La forza di Pachi è sempre stata la comunità. Non siamo, diciamo, persone qualunque, per noi è una famiglia. Frequentavo la sua famiglia perché i miei parenti erano amici di famiglia, della sua famiglia, zii, eccetera, eccetera. Siamo cresciuti insieme. La cosa che ha colpito sempre è stata appunto la forza della società loro, dell'attitudine di Rozzano che è ineguagliabile secondo me come panorama in Italia, hanno proprio una realness che è al di fuori di ogni limite. Sei a Rozzano, quindi cioè sei a casa tua. Questa è un'associazione no profit prima di tutto, che dà da mangiare a famiglie povere, per dare una mano in più a persone che non arrivano a fine mese. Poi, oltre questo, è un centro di recupero per ex detenuti. Qua siamo un sacco di ragazzi. Dopo tante carcerazioni ho deciso proprio di dire basta. Prendiamo un po' di ragazzi e togliamoli dalla strada. E cercavo di insegnare il mestiere. Io devo ringraziare sempre lo zio Jenny per avermi dato l'opportunità di venire qua. Hai visto? Con questo facciamo proprio. E vedere Rozzano ora così in alto, con la musica, soprattutto un mio amico, è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Lui è cresciuto con la musica dei Cosang, dai. Dicono il vero, cioè nel senso come è visto dalla loro prospettiva, capito? Quello parole, che vivono. È così, è come fa la musica lui. Cioè, poche parole, Vincenzo. Il vero riconosce il vero, no? Quindi sì, è così. Così no. Nella vita, bro. Ha un'idea molto 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 chiara di tutto quello che è il suo processo, parte proprio da sempre dai suoi spunti, sue idee. Pachi è un ragazzo che è umile, forte, tosto, è un ragazzo che vuole arrivare, un ragazzo ambizioso. Vincenzo è un ragazzo che ha avuto sempre dei sogni, che è umile, non dimentica i ragazzi che ci stanno vicino, no? Dicono cioè, che Pachi è originale, no? Perché come lo fa lui non lo fa nessuno. Come dice lui quella frase, se la dice un altro non è la stessa cosa, capito? Stessa roba. Non è la stessa cosa, perché lui ci mette proprio con la sua... Il suo ci mette, dai. Cioè ogni sua barra è un'immagine, no? Che tu quando ascolti quella roba là col suono sotto, cioè tu nel senso ti fermi e pensi a quello che sta dicendo, come se ti crea un'immagine su quello che dice, capito? Sono un po' più grande di Pachi. Mi ci ritrovo tanto guardandolo proprio perché per il passato sofferto vissuto, quindi lo guardo negli occhi, quando lo guardo negli occhi mi ci rivedo tanto. C'ha le palle, fra, c'ha voglia di spaccare tutto, fra. Sentivo proprio la grinta, proprio sai quella cosa proprio che lui ce la voleva fare. Già sapeva, però adesso... Cioè è proprio convinto che lui sa che c'ha una cosa tra le mani e può fare quel cazzo che, cioè non quello che vuole, però lo espone, capito? Non so come spiegartelo, cioè vuole, cioè se vuoi fare una cosa la fa, cioè non se ne frega un cazzo, capito? La mia esperienza con la musica con Vincenzo è nata lì, parliamo di tutti i miei fra, non sappiamo da dove iniziare fra, non sappiamo, cioè era la prima volta che noi facciamo un video.
Tant'è che noi, mi ricordo che era inverno freddo, ci chiudavamo, stavamo in cantina. Chi portava la sedia, chi portava la play. Lui aveva tutti i miei fra e doveva fare il video. Lui era un ragazzo molto... cioè lui sapeva quello che voleva. Mi sveglia Pachi la mattina. Anto, vieni a fare il video. No, Vinci, sono ubriaco, dai, lasciami stare. No, amore, devi per forza venire, vieni a fare il video, dai, vieni a fare il video. E mia, dopo un mese 100.000, io non ci credevamo sì, manco noi. Noi per noi erano numeri che, capito, cioè... Stratosferici. Dopo che sarebbe uscito Tutti i miei fra, si vedeva un po' come andava e Rozzi doveva uscire più avanti, no? Perché sapeva che era una hit, no? Rozzi fu il primo progetto, lo portò forse Kermit in studio per la prima volta. Quando sentii Rozzi gli dissi subito, facciamole insieme. Rozzi c'è un mese e mezzo di lavoro dietro. Tante persone dietro a quel video, ci abbiamo lavorato tutti tantissimo. A noi pensavamo di venire qua, in questa piazza dove siamo adesso, e beccare i soliti 10 del video di Tutti i miei fra. Alla fine, bro, minchia, ogni 10 minuti vedevamo 20-30 cristiani arrivare. E ancora non eravamo niente, non eravamo nessuno, capito? 300-400 persone c'erano. E nessuno, cioè io non me l'aspettavo, bro. La mamma una volta mi domandò se Vincenzo fumava. Poi è uscito il video di Rozzi. Vincenzo fuma sempre. Quel giorno là l'ho visto proprio che lui voleva crescere. E ha girato Rozzi. E là mi ha fatto capire che veramente lui era uno che ci spaccava. Quello che abbiamo creato, poi ce lo siamo portati nei video di Rozzi, capito? Le nostre conoscenze, le nostre amicizie. Quel pezzo lì stava volando, saliva sempre di più e nessuno di noi ci credeva, capito? Cioè non pensavamo che potesse diventare una hit della Madonna. Ogni volta che mi diceva, zio, voglio cantare, io ce la farò. E talmente delle volte che me lo diceva, io non è che non ci credevo. Però l'ultima volta che me l'ha detto, prima di Rozzi, eravamo davanti a Gino il parrucchiere, mi ha detto, zio, stavolta ce la faccio. Ti giuro, me ne sono sentito, gli ho detto, paghi, tu stavolta veramente ce l'hai fatto. Noi scendavamo ogni sera veramente agli scalini dicendo questa cosa qua, talmente che noi lo dicevamo che sembrava che veramente doveva avverarsi e che se non si avverava il piano B sarebbe andato che dovevamo buttarci a fare le rapine. Noi stavamo facendo proprio un percorso diverso da quello che ti porta a questa vita, perché questa vita ti porta anche a fare queste cose qua. Specialmente in questo posto qua, comunque Rozzano. Io voglio la nuova generazione che abbia un futuro. E io quello che cerco di far capire io che ci devono stare più possibilità. Un ragazzo quando esce dal carcere deve avere un inserimento sociale, non è che deve essere abbandonato. Ragazzi, cioè sono ambienti che, capito? Crudi, sono ambienti crudi. È così. Basta. Magari la gente pensava che cazzo fanno questi scemi, capito? A noi non ce ne fregava un cazzo. Il Rozzi era, cioè, devo fare di tutto, non me ne frega un cazzo della mia faccia, non me ne frega niente, anche se faccio una figura di merda che magari il video se lo vedono 50 persone e io per un mese e mezzo sono stato in giro a dare volantini alla gente per far venire il video. Tutto quello che facciamo per me è importante. Il live che abbiamo fatto qui a Rozzano è stato qualcosa di, per me, il più importante di tutti. Cioè nella tua zona, nel posto che ti ha dato quello che hai ora, è la cosa più bella che poteva succedere. Si è allargata Rozzano, è vero, però. Grazie a Vincenzo. Lavoro da tanto in questo, nel panorama, e vi assicuro che comunque qua c'è una comunità stretta, proprio familiare, che si fanno proprio forza uno con l'altro. Come si può dire, non è amore di più, proprio per le persone con cui sono cresciuto. Gli amici devono essere tutti uniti in qualsiasi problema. Se tu ci puoi essere, ci devi stare. Perché come tu ci sarai, tu ci saranno pure loro. Vincenzo, fra quando, prima di Rozzi anche, lui andava a scuola,
io lavoravo, uscivo tutti i giorni un'ora prima da lavoro per andarlo a prendere a scuola, portargli da mangiare e portarlo in studio. Fra. Prendevamo, andavamo, portavamo là. È una priorità, piuttosto, capito? Piuttosto ci facciamo le 3, le 4 del mattino, poi sì, chi magari dorme, però dovevamo stare là vicino a lui. Arrivavo in studio alle 2, cotto, che iniziavo a lavorare alle 5 e mezza del mattino. Una volta che lo portavo in studio, fra, ho detto basta, oggi il mio compito l'ho fatto, bam, collassavo. Lui registrava, scriveva, faceva le sue cose, fra, e per un anno, 8 mesi, 9 mesi siamo andati avanti così. Ma la verità di tutto è che quando purtroppo è successo un brutto incidente in famiglia al nostro zio è stato veramente il nostro punto di forza su questa cosa. Cioè la sua perdita ci ha dato quella sicurezza in più di farlo. E quando suo zio è venuto a mancare, bro, mi sono sentito, cioè non al suo posto, perché non ci sarà mai nessuno al suo posto, però mi sono sentito una mano che sulla spalla che mi dice pensaci tu adesso, capito? Proprio perché mi sono sentito in dovere di farlo a posto di suo zio, capito? Perché se non c'ero io, c'era suo zio. Ho iniziato a fare i tatuaggi con amici così per hobby. Tuttora viene a casa a tatuarsi e c'è stato un periodo che era impazzito per i tatuaggi, infatti era pieno di tatuaggi. Un giorno mi portò Vincenzo e gli fece fare, se non sbaglio, una farfalla sul fianco. Però è vera la cosa che disse Vincenzo, lo zio Vincenzo lo chiamava e chiedeva sempre del tatuaggio, lo zio forse non voleva, e mi faceva sempre avanzare. Noi lo ammiravamo perché lui ogni cosa che lui doveva, pensava di fare o diceva, la doveva portare a termine. Sì, anche tutto questo, cioè anche Vincenzo dice sempre che tutto questo, cioè, glielo dobbiamo a lui, no? Perché nel senso, se lui adesso fosse qua, sarebbe qua con noi. Sarebbe molto orgoglioso di noi. Marco è stato 6 mesi chiuso in casa, fra. Un giorno lo sono andato a prendere fino a casa e ho detto oh, basta, andiamo dove lo zio festeggiava sempre, andiamo a festeggiare ancora con lo zio. Abbiamo preso una bottiglia, fra, ogni drink che facevamo era come, cioè noi facciamo, non, eravamo in due, ne facciamo 3, fra, capito? Ogni drink, fra. E brindavamo come se ci fosse stato anche lui, fra. Col passare del tempo, già dopo che è uscita Rozzi, così, lui ha sempre detto che il suo primo disco l'avrebbe chiamato così, Salvatore, no? Un po' perché, anche per, come ti ho detto prima, cioè, è come se glielo dovesse questa cosa qua. Per il disco, fra, è stata dura, molto dura. Il disco è stato durissimo, l'abbiamo praticamente fatto tutto da Kermit, da me in ufficio. Questo disco qua ce lo siamo vissuto dalla prima strofa all'ultimo, capito? Cioè nel senso, proprio nella realizzazione, ognuno penso che ci ha messo del suo, no? Due anni per costruire... Due anni di lavoro, cioè nel senso nottate in studio, che... Chi andava a lavorare, cioè, nel senso, se andava a scuola, cioè chi comunque aveva le sue cose da fare, ma là eravamo... 24H là in studio con lui. Vabbè, a parte che è 3 anni ormai che lavoriamo al disco. Ci abbiamo messo tanto tempo, però vedi, a volte, come si dice, l'attesa meno il desiderio. Ci ha messo un po', però fra, non è niente di sprecato. Cioè, non abbiamo sprecato un cazzo, fra. Ci abbiamo messo un anno, 2 anni, quel che è, fra, però non abbiamo sprecato un minuto di questi 2 anni. Fra. Non l'abbiamo mai lasciato solo, capito? Su questo proprio ti dicevo, cioè ci abbiamo creduto sempre tutti, no? E ognuno ci ha messo del suo su tutto il progetto siamo fino ad ora e a quello che verrà, capito? A quello che sarà. Ci siamo stati dall'inizio con Vincenzo, da che non era Pachi, da che non aveva un euro come non ce l'avevamo noi. Questo disco che stiamo facendo, penso che ci saranno tanti cambiamenti, non solo per noi, ma anche per mio cugino. Cioè io quello che ho fatto con lui lo rifarei altre 1000 volte, capito? Cioè perché ne vale. Però... Tutto quello che abbiamo passato insieme è importante, cioè da stare agli scalini dove abita lui, ad andare al primo live. A me piace tanto ascoltarlo, mi ci ritrovo tanto nei suoi testi e come me tanta altra gente. Quindi nella musica secondo me... spacca già e continuerà a spaccare.
ci ha toccato, non lo so, ci ha dato la forza di andare avanti, di superare quell'ostacolo là, no, che stavamo passando. Eravamo pure tanto ragazzi sognatori a tempi di Scalini, eravamo sognatori, cioè parlavamo tanto di questa cosa. Suo zio Salvatore, a cui è dedicato il disco, mi voleva bene come un figlio anche a me, perché era una persona apertissima, era, cioè dentro ero un ragazzino, capito? Ci voleva veramente bene a tutti quanti. Mi ricordo un pomeriggio, siamo stati tutto il giorno a casa, guarda, avevo anche dei video, forse un cellulare a casa. Io si tatuò tutto il petto, c'era Vincenzo che faceva ascoltare le canzoni, me li ricordi. Pensa che suo zio mi ha festeggiato il mio compleanno, il 18°, l'abbiamo festeggiato per 3 giorni di fila, perché io ho avuto problemi nella vita, cioè non ho avuto tanto il padre vicino, queste cose qua, quindi loro da grandi vedevano queste cose e cercavano di non farcele pesare. Ho iniziato a vedere a Paghi come se vedevo suo zio, perché i comportamenti sono uguali allo zio, la buonanima dello zio, che era un ragazzo che ti dava il cuore, ti stava vicino, come ti devo dire, quando ti serviva una mano lì veniva, era il primo a venire, è come sta facendo Paghi adesso. Salvatore è un disco di un'importanza, secondo me, altissima per il rap game in Italia. Quando uscirà questo disco, cioè, nostro zio ritorna in vita, capito? Pezzi migliori, secondo me, vabbè, sono l'intro. Molto Mick Mill, quella cosa molto dura, raccontata, che va a spiegare un po' il suo percorso, quello che ha provato questi anni intensi. A me l'intro è una traccia che per me... Non riesco a credere che mio cugino in un pezzo mi faccia sentire mio zio vivo. Il momento che mi è più emozionato del disco è proprio... nella canzone dove si sente la voce di Salvatore. L'intro, fra, mi ha fatto emozionare. Anche vedere poi gente abbracciarmi durante il live per questa cosa. Infatti sì, mi sono emozionato tantissimo. Quello mi ha fatto proprio crollare, perché in quel momento risentire la voce di suo zio, cioè, se devo dirti la verità, mi ha fatto anche piangere. Ogni testo, cioè ogni canzone c'ha una sua cosa, capito, con me. Quindi per me tutto il disco è completo, cioè ogni testo, ogni cosa per me. Non so se perché l'ho ascoltato più volte fra storie tristi, ma boom, a me mi piace troppo, fra. Sono abbracci finti che non danno più calore, baci insipidi che non hanno più sapore, storie tristi. Così si... Mi manchi è un'altra canzone incredibile, secondo me. È la canzone d'amore è proprio come non l'abbiamo mai vista prima, secondo me. Poi dimmi se... aspetterai me, quanto sarà male, quando il mio tempo sarà dentro al cemento, o dentro al legno. Che è proprio fatta in chiave sua, e vedi, quelle sono i pezzi dove dici questo non lo può fare nessuno, lo può fare solo Vincenzo. Quella cosa non ha prezzo, è una cosa unica ed è quella che ha più valore per me. Se te ne devo dire proprio uno tra tutte le tracce, ti dico Vita sbagliata. La Vita sbagliata era il pezzo in cui io credevo meno. Poi Vincenzo è partito, è andato in montagna con Kermit e Christian. E sono tornati indietro con un ritornello incredibile. E la seconda strofa è... cioè, io lo so, cioè, è di una profondità immensa. Quel pezzo là è proprio... parla di com'è la vita, capito? Cioè, Vita sbagliata è un pezzo che... cioè, sono parole vere, cose vere, fra. Cioè, che io quando lo ascolto, fra, mi emoziono, vengono i brividi addosso, perché sono cose che... successe veramente, cose che... io so come si sente lui, perché in parte mi sento anch'io così, capito? Mi tocca proprio dentro per quello che dice. L'hanno svoltato, è diventato quasi uno dei miei pezzi preferiti del disco, assurdo. Sentite l'ultimo fiato, non vedo l'ora che accada. Alzo un bicchiere, alzo un bicchiere in aria, brindo questa vita sbagliata, scarfesco le toni mondane. È un pezzo che ti colpisce. Colpirà anche chi non lo conosce. Molti ragazzi si possono rispecchiare in quella canzone, come in tante altre, no, del disco. Però quella canzone là è quella che tu la senti e dici, è vero, è così, eh. Nelle parole che dice si capisce quello che lui sente dentro. In quel pezzo, fra, ha espresso tutto quello che c'era dentro di lui, secondo me. È una cosa stupenda per quello che ha scritto e prova mio cugino in quei testi. Sono cose che abbiamo vissuto. Noi ne abbiamo passate tante.
vita sbagliata, capito? No, no, la nostra vita, la nostra vita è sbagliata e noi stiamo cercando di diciamo aggiustarla, no? Prima Rozzana era diversa, se era qualcosa faceva una botte. Paghi ha dato un messaggio a tutti i ragazzi che se tu vuoi ottenere qualcosa la puoi ottenere, ci puoi arrivare. Vedere un ragazzino come ce ne sono tanti, come ne ho visti tanti, come ne ho conosciuti tanti, arrivare a questo punto veramente mi ha reso fiero di lui. Pensare anche che lo zio lo vede da là e pensa, mica guarda mio nipote dove è arrivato, no? Mi rende veramente orgoglioso di lui. Siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo. 2022 Glory. Quest'anno penso non è che è solo di Paghi, ma di tutta la Glory. Non ci credo ancora adesso, che un mio amico potesse diventare così famoso e comunque tirare in mezzo tutti quanti noi anche. Io ho visto la cosa bella di Paghi, sai qual è stata adesso? Che vedo tutti i ragazzi felici. Ancora mi devo svegliare da questo sogno. Hanno fatto i Team Glory, che lui è come se ha creato una famiglia. Come acclamano lui, acclamano anche noi, capito? Perché comunque ormai sono legati anche al team, oltre che a Paki. Quindi è tutto bello, fra. Stupendo, bellissimo. Con tutto il lavoro che è stato fatto, cioè, questo 2022, ma non solo, 2023, 2024. Ognuno ha un sogno nel cassetto. È come l'artista, il cantante, come Paki. Paki di lavorare non se ne fregava proprio. Paki il suo lavoro qual è stato? Questo. Che adesso ha raggiunto il suo sogno e il suo sogno cosa è diventato? Un lavoro. Hai capito? Avrà il suo premio di quello che ha costruito. È quello che cerco di far capire a tutti i ragazzi. Seguite la vostra strada. Non seguite altre strade che non fanno parte di quelle che tu sogni. Per me il disco forte non è il disco con molti dischi, hanno la hit dentro che fa gli stream per tutto il disco e poi ti rimane solo quella. I dischi che apprezzo di più invece sono quando il bangers è la canzone che mi piace meno, è quella che quando vai a scoprire poi il disco e capisci che ogni pezzo, soprattutto quello che fa meno stream, è il pezzo più forte. Quei pezzi insomma, che poi sono la conferma di un disco culto, di una persona che avrà una carriera, che avrà un seguito. Quello che dici nel disco fra sono cose che ti colpiscono, capito? Cioè sono cose che io poi lo conosco, cioè sono cose che fra... No, guarda, stai andando benissimo, Non è vero, stai andando bene. Oh, te lo giuro, mi sto emozionando, fra. Non ti preoccupare, se vuoi un attimo, fra, senza problemi, se vuoi un attimo, non ti preoccupare. Fammi una sigaretta pure, fra, dai, proprio mi sto emozionando pure io. Chiaramente. Oh, la scusa per la sigaretta. Cioè, fra, per capito, fra, sto pensando a quello che lui dice nel disco, fra, sto pensando che sono tutte cose... tutte cose vere, fra. Va bene, fra. Non faccio rap materiale, lo faccio per chi viene il materiale, perché a scuola va senza materiale, perché la senza soldi il libro non lo può comprare. Mamma, mamma, criminale. Come on!